Come va? Bene, grazie. Arrivi tempo per la colazione? Magnifico. Che odorino di caffè. Fatto buon viaggio? Direi di sì. Ah, oh, che piacere vederti, Joy. Come va, Joy? Caffè? Tanto e nero. Ora un'altra tazza, per favore. E dell'altro caffè, siediti, Joy. Grazie. Allora, dimmi un po', qual è questo grosso problema che non volevi dirmi per radio? È una situazione un po' delicata, George. Ne abbiamo superate tante finora. Si tratta dei Masai. Ora che la siccità è finita, riportano il bestiame nel loro territorio e attraverseranno la tua riserva. Il problema sai bene qual è, George. La loro mandria non è vaccinata. E con l'epidemia di peste bovina che c'è, venendo in contatto con gli altri animali della riserva, c'è il rischio di contagio. Ho già mandato a chiamare il dottor Morgan. È un veterinario che sa il fatto suo. Ma non può fare tutto da solo. Avrà bisogno del tuo aiuto, George. Trattare con Olotunu non è facile, lo sai. Durante i lunghi anni della siccità, Olotunu, il capo Masai, aveva portato la sua gente a nord in cerca di acqua e di pascoli. Era stato un periodo duro, in cui la tribù aveva perduto gran parte delle sue ricchezze. Ora che la siccità finalmente era terminata, i Masai tornavano nella loro terra con il poco bestiame rimasto. Assieme agli altri, anche Kenji, il figlio di Olotunu, badava al bestiame, aiutato da un poro suo amico, Elongo. Un compito a volte troppo pesante per un ragazzo così giovane. George Adamson, sono il dottor Morgan. Piacere, quando è arrivato? Beh, ieri pomeriggio. Sì, l'aspettavo, dottore, ma non così presto, anche se mi fa piacere, naturalmente. C'è urgente bisogno di lei qui. So che insegnava tecnica d'allevamento ai Masai, non è vero? Esatto. Allora non serve che le dica che tipo di gente è. Sono molto orgogliosi ed è difficile convincerli di qualcosa. Anche perché farsi capire è un problema. Olotunu parla bene l'inglese, ma sarà diffidente. La siccità gli ha ucciso metà delle bestie. Le raccomando perciò molta cautela. Tutto dipenderà da lei. George sapeva che il successo dell'operazione a cui il Dipartimento per la Selvaggina teneva in modo particolare dipendeva in gran parte dalla reazione che Olotunu avrebbe avuto di fronte al dottor Morgan, dalla fiducia e dalla sicurezza che quest'ultimo avrebbe saputo infondere nel capo dei Masai. Olotunu, ti presento il dottor Morgan. È un veterinario di grande esperienza. Ha aiutato altre tribù Masai a tener sane le loro mandrie ed è qui per fare altrettanto con la vostra. Quando avete fatto vaccinare la mandria l'ultima volta? Non è stata mai vaccinata. Ma com'è possibile una cosa del genere? Sono 10 anni che ne parliamo e c'è anche una lettera. Olotunu, la legge è questa. È necessario far vaccinare la mandria contro la peste per farle attraversare la riserva. Non permetterò che al mio bestiame venga iniettato il vaccino. È una superstizione assurda. Non potete trascurare ancora le vostre bestie. Guarda, guarda in che stato sono. Perché non avete saputo allevarle, non per colpa della siccità. Vi assicuro che le poche bestie che vi rimangono, se non le vaccinate, creperanno anche quelle. Olotunu, non me lo sarei mai aspettato da te. Ma che cosa fa? Perché non li arresta? Spetta a me la decisione. Se permetterà a Olotunu di fare quello che vuole, non riusciremo mai più a stroncare l'epidemia. Dovremmo ucciderli tutti per riuscire a vaccinare quelle bestie, dottor Morgan. È questo che vuole? La mattina dopo, i Masai si erano addentrati per parecchi chilometri nella riserva.
Signor Canini? L'aspettavamo per ieri sera. I Masai avranno certamente fatto un bel po' di strada a quest'ora. Purtroppo, dottore, questo non è l'unico problema di cui mi devo occupare. Signor Adamson, il dottor Paul Morgan. Piacere, dottore. Molto lieto. Ciao. Che sorpresa. Ma che ci fai qui? L'idea è stata mia. Tempo fa Joy fece il ritratto di Olotunu. Non l'avrà dimenticato. E allora? Potrei riuscire là dove voi avete fallito. Petty si è messa di nuovo a fare quegli strani versi. È stato un viaggio movimentato. Lei non ha delle pasticche contro la nausea? Dentro la borsa in macchina, le prenda pure. Ah, grazie. Io credo che non dovremmo chiudere gli occhi di fronte a certe cose. Sono d'accordo, ma dipende dalle circostanze. Spesso le maniere forti sono controproducenti. Ma non quando le usano loro, eh? Non sarebbe successo nulla, probabilmente, se lei fosse stato meno arrogante. Signor Canini, ho provato ad uniformarmi alla mentalità di ogni posto in cui ho lavorato. Ebbene, così facendo, ho fallito ogni volta. Perciò dico al diavolo la tradizione, se essa deve essere la causa di fame e sofferenze per un popolo. Nel Kenya dovrà uniformarsi, dottore. È qui da appena 3 mesi. Deve imparare ancora molte cose. Ma certo, il signor Adamson ha fatto benissimo a fargli fare i loro comodi. In quelle circostanze, sì. Allora non c'è bisogno di me. Toglierò il disturbo appena troverete qualcuno disposto a sostituirmi. Ascolti, Morgan, oltre ai predatori, è la peste che decima branchi interi di bufali e bisonti, e lei lo sa molto bene. Noi dobbiamo fare in modo che la mandria dei Masai non venga contagiata dai branchi selvatici della riserva, specie nel periodo della riproduzione. Ma è indispensabile la sua presenza. Ieri è stato troppo impulsivo. Comunque ha dimostrato del fegato con Olotunu. Lei è il tipo che ci vuole qui. Perciò mettiamoci al lavoro, Morgan. Ad Adamson ancora non l'ho detto, ma deve venire con me per testimoniare ad un processo dei contrabbandieri. Rimanga almeno fino a che lui è a Mombasa. D'accordo. Ma non un minuto di più. Giambo Olotunu, forse non ti ricordi di me, ne è passato di tempo. Signora Adamson, e come potrei dimenticare anche dopo anni chi mi ha fatto il ritratto? Oh, questo è Nuru, ha portato un regalo per te. Giambo Olotunu, pensavo che ti facesse piacere la mia ciakula. È un po' diversa dalle altre. Ci sono mais, noci e molto miele. Assante, Nuru. Simba! No, Kenji! No! Ma la leonessa la ucciderà! Oh, come stai, vecchia mia? Va tutto bene, è mia amica. Simba! È la leonessa della signora. Si chiama Elsa. Te la ricordi? Era soltanto un cucciolo, più piccola del mio cucciolo. È tuo figlio questo? Sì, Kenji, il più giovane. Kenji, sei stato molto coraggioso a venire in mia difesa con un bastone. Vado ad aiutare Noji. Senti, Olotunu, credo che sia meglio allontanarla dal bestiame. Non mi preoccupo. Ho visto che puoi parlarle da molto lontano e lei ti ascolta. Beh, la maggior parte delle volte. Ma adesso vorrei parlare con te della vostra mandria, il dottor Morgan. Se tu sei mia amica, allora capirai perché non possiamo accettare aiuto da stranieri. Qua eri, signor Adamson. Un bufalo
cavallo impazzito è probabilmente l'animale più pericoloso della macchia. Il toro di Kenji, Longo, si era allontanato dal branco. A causa dell'epidemia di peste, qualsiasi contatto con un animale selvatico, in special modo un bufalo, era una minaccia per tutto il resto del bestiame. È Longo! È Kenji! Dobbiamo fermarlo. È Longo! Stai bene? Sì. C'è un bufalo selvaggio qui da qualche parte. Sali in macchina, su. Il bufalo ha caricato il bestiame e il mio toro gli è corso dietro per proteggere le vacche. Io devo trovarlo, signore. Lo cercheremo in macchina. Su, monta. Va tutto bene, Kenji? Mio fratello è Longo. Il bufalo lo ha colpito. Tuo fratello? Il toro, vuoi dire? Adesso avrà la peste. Questo è il dottor Paul Morgan, Kenji. Ci penserà lui ai Longo. Prendimi la borsa, Kenji, è sopra il sedile. Sapevo che amavano le loro bestie, ma chiamarlo fratello poi... Deve essere nato lo stesso giorno di Kenji. I Masai credono che ciò li renda fratelli. Lui sembra esserne convinto. Posso aiutare, dottore? Tieni questo. Povero Elongo, sentirà molto dolore. Adesso gli daremo qualcosa per non farlo soffrire. Ah, com'è andata con Olotuno? Non bene. Vedo che quella storia del quadro non è servita a molto. Vuoi passarmi quel lago, Kenji? È sicuro che non gli farà male? Beh, non troppo. Ma non gli stare così addosso. È stato un bel lavoro. È davvero meraviglioso. Ora Elongo guarirà. Ecco fatto, ragazzo. È tutto tuo. Tante grazie, dottore. Ti ringrazio per mio fratello. Asante, asante. Mi sei stato di grande aiuto, Kenji. Ora riporta tuo fratello nel branco prima che arrivi la tempesta. Così lo terrò sotto controllo. Ucciderà ancora se non lo prendiamo. Sarà
un brutto temporale, Nuru. Temo di sì. Mettiamo al sicuro le provviste e poi ripariamoci anche noi in macchina. No, se accade qualcosa c'è sempre il camion di George. Tu prendi la mia auto e va a vedere se i Masai hanno bisogno di aiuto. C'è pericolo di una inondazione se lassù continua a piovere così. Buongiorno, padre. Buongiorno, Kenji. Signora Adamson. Ha dormito, spero. Sì, benissimo, grazie. Ira Olmassani. Mio padre dice che adesso sei una Masai. Ah, perché? Perché ho dormito su 10 pelli o perché ho messo le vesti di tua moglie? No, perché è riuscita a capire lo spirito dei Masai. Kenji. Se è come una donna Masai, padre, allora può aiutarmi a mungere. Bene, andate, ma fate presto. Partiremo prima che il sole diventi alto. Assante, padre. Ecco, laggiù c'è mio fratello Elongo con Marta, la sua nuova compagna. A quanto sembra ne è molto fiero. Certo, perché la sua nuova moglie fra poco avrà un vitello. Così Elongo sarà padre per la terza volta. Congratulazioni, Elongo. Come stai? Sono felice di vederti, caro. Fatti guardare. Ma sei bellissima. Senti un po'. Non l'avrei mica chiamato tu quel diluvio per poter essere salvata dai Masai, eh? Ma naturalmente. Com'è andata con Olotuno? Non ho concluso nulla, George. Ah, Kenji, questo è mio marito George. Questo è Kenji, il figlio di Olotuno. È stato lui che mi ha salvata. Ci siamo già visti l'altro giorno. Come stai, Kenji? Bene, grazie, signore. Ascolta, Olotuno, mi dispiace per l'altro giorno. Sono stato un po' troppo brusco. Non volevo essere scortese. Che cosa gli hai detto stavolta? Mi stavo solo scusando. Ah, certo che tu con le parole. Ehi, dottore, guarda. Elongo sta strofinandosi la ferita contro quell'albero. Guarisce e gli fa prurito. Tra un po' potremo togliergli i punti. E vi servirà anche il tuo aiuto. So che un leopardo vi ha preso due cape. Forse la tempesta di ieri era un segno del cielo, Olotuno. Un segno che Engai è in collera. Perché non hai trattato il dottor Morgan come fa un Masai. Permettigli di visitare il bestiame. Di fargli gli esami per scoprire se è malato. Sono certo che Engai ti approverebbe. Convocherò il consiglio degli anziani e decideremo.
Ti farò sapere la risposta. Grazie. Olotuno. Ti ringrazio per aver avuto cura di mia moglie. Ti piace tua moglie col costume Masai? Ti assicuro, Adamson, che se fosse una delle mie figlie, per sposarla dovresti portarmi molte decine di bestie e delle migliori. E te le porterei. Fa bum bum, come un tamburo. Ma che succede? Ha riunito il consiglio degli anziani per decidere. E quanto tempo ci impiegheranno? È difficile saperlo, tutti dovranno dire la loro opinione. Speriamo che si sbrighino. Chiama Adamson. Ma che te chiama Adamson? George, non rispondi? Qui Adamson, che c'è, Macede? Ci troviamo nelle vicinanze del villaggio Masai, a 6 km ovest. Siamo bloccati. Senza una goccia di benzina. Deve esserci una perdita nel serbatoio. Cerca di ripararlo, vi raggiungo con una scorta di carburante. Accenderemo un fuoco in modo che ci trovi. Faccia presto. Vengo immediatamente. Che vuoi fare? Non posso mica lasciarli tutta la notte nella macchia. Ehi, dico, non vorrei mica metterti sotto le coperte. Su. Vuoi saperlo? I Masai sono ripartiti infischiando segnatamente di farci sapere la loro decisione. Beh, staranno ancora discutendo. Mentre si spostano? Sì, mentre si spostano, è del tutto normale. Dovrai avere un po' di pazienza, tutto qui. Certo, continuiamo ad essere pazienti, così spariranno prima dalla faccia della terra. Li sottovaluti perché non li conosci, è gente con delle risorse che noi ci sogniamo, caro mio. Sì, lo so, li dipingi nei loro costumi tribali, esalti il loro sistema di vita, li trovi affascinanti. Beh, c'è poco di affascinante nella miseria di una vita in una capanna di sterco. Questa gente crepa e noi che cosa facciamo? Bei discorsi. Che cosa credete di poter cambiare col vostro maledetto paternalismo? Anch'io all'inizio ho reagito come te, ma poi ho cambiato atteggiamento perché altrimenti avrei dovuto andarmene.
Non si può pretendere che i Masai all'improvviso si mettano a pensare in tutt'altro modo. E allora che dobbiamo fare? Cercare di persuaderli. Kenji è tuo amico ora. Questo è già un inizio, non credi? Scusami, cara. Ma prima abbiamo avuto la visita di un leopardo, poi il serbatoio che continuava a perdere. Non ti ho chiamato perché non volevo svegliarti. Beh, non è che stessi dormendo. Come stai? Devo prepararvi la colazione? No, lascia stare. Piuttosto da un'occhiata a quel serbatoio. Domani ci servirà anche il camion per controllare i movimenti della mandria dei Masai. Va bene. Ma non sarebbe più semplice spingere i Masai verso est? Meglio non farli avvicinare ai poderi intorno a Kajado. Forse per l'autunno è proprio quello che ci vuole. Vedrà come gli altri Masai vivono su appezzamenti di terra. E chissà che l'esempio non lo colpisca. Non è una cattiva idea, ma ci saranno dei problemi. Il fatto è che gruppi isolati come quello di l'autunno non accettano recinti e coltivazioni su quella che considerano terra loro. Bisogna prepararli a questo. Mi servirebbe la tua macchina, se non ti dispiace. Ma sì, fa pure. Ci puoi raggiungere con Nuru quando avrà riparato il camion. Andiamo, vieni. A dopo. Elsa! Torna subito indietro! Accidenti! Ti avrei dato la colazione! Ma ti sei presa la cena! Sai che Ilongo sta molto meglio? È una bella notizia, sono contento. Pensi di poterlo fare un piacere, Kenji? Ho bisogno di parlare con tuo padre. Te la senti di dirglielo? Va bene. Grazie, Kenji. Sebbene i Masai fossero all'ultima tappa della loro lunga marcia di trasferimento, io e George eravamo molto preoccupati. Se gli uomini di Olotuno si fossero scontrati con i Masai delle fattorie, la situazione avrebbe potuto avere delle gravi conseguenze. George! È meglio dare un'occhiata. Fai attenzione. Morto di peste. Che cos'hai? Quella cicatrice è il bufalo che ferì il toro di Kenji. Padre, c'è il dottor Paul. Guarda che cosa mi ha regalato. Posso sentire il cuore di Longo con questo. Mamma! Ascolta il mio cuore. Che cosa senti? Boom, boom. Boom, boom. Come il tamburo di un guerriero coraggioso. Il dottore dice che gli dispiace che ti sei arrabbiato. Perché non gli parli, padre? Assante, padre. Vieni, dottor Paul. Presto, dottor Paul. Vieni con me. Mio padre ora ti parlerà. Jumbo, Olotuno, spero che non ti dispiaccia che abbia mandato tuo figlio a farti le mie scuse. La ringrazio per aver curato Elongo. È un gran bel animale, l'amico di Kenji. Ma
Vorrei curare anche il resto della mandria. Ho già lavorato con altri Masai e si sono fidati di me. Anche Kenji ora ha capito che voglio soltanto aiutarvi. Avevo detto che quel camion ci serviva per i controlli. Beh, questo è più importante. Che succede? In seguito alla chiacchierata che ho fatto con tua moglie e per merito del mio bravo assistente, mi sono incontrato con Olotuno. Beh, non applaudite? Abbiamo trovato il bufalo che ha ferito Elongo. Kenji, guarda un po', per favore, se ho lasciato gli occhiali sul camion. Sì, dottor Poole. Era appena morto, di peste. Hai preso un campione di tessuto? Non li trovo, dottor Poole. Guarda nel cassetto, allora. Bene. Per lui quel toro è davvero come un fratello. Cosa vuoi che faccia? Che porti la bestia nella macchia e la uccida? Nessuno ti ha chiesto niente del genere. Basta allontanarlo dal branco, tenerlo isolato. E se poi mostrasse i primi sintomi, beh, allora dovremmo fare qualcosa. E cioè ammazzarlo? Sì, se è necessario. Un dottore non può permettersi certe debolezze. Ma speriamo che non ce ne sia bisogno. Li ho cercati dappertutto, dottore. Beh, forse li ho lasciati dentro l'altra giacca. Comunque sia, qui il veterinario sono io. E la decisione spetta a me. Datemi del tempo. Allora, dottore, a chi tocca? A Marta. Ah, su, non facciamo aspettare la signora. Makede chiama Adamson. Hanno piegato ad est. Sembrano diretti alla zona delle fattorie. Potrebbero esserci guai. Allora ci penso io, non preoccuparti. Tu prendi il mio posto. È bello girare in macchina con te. Beh, è meglio che star lì a camminare dietro la mandria. Non ti pare? Specie ora che Elongo è in isolamento. Senti, Paul, devo parlarti. Scusami se ho deciso di andare a est di testa mia. Ma ho la sensazione di poter convincere questa gente a stabilirsi qui. Dammi l'opportunità di provare, va bene? Elongo! Elongo! Si è liberato. Kenji! Non avvicinarti a quel toro! No, Elongo! Kenji! Elongo! Kenji, risali subito in macchina. Kenji! Elongo è malato, può farti male. Torna qui. Kenji! Kenji! Ti caricherà, Kenji! Fermati dove sei! Torna qui! Kenji, torna qui! Kenji! Kenji!
Kenji, levati di mezzo! Kenji! È Longo! È Longo. Kenji, io sono... Kenji! Non era così che doveva succedere. Uccidere il Longo davanti al ragazzo. Forse avrei dovuto ascoltarti. E ucciderlo ai primi sintomi di peste. Ora Olotuno è diretto alle fattorie. E forse anche lì ho sbagliato. Fatti da Masai per tenere lontano altri fratelli Masai dalla terra che appartiene a tutti, che è un diritto comune. Chitungo, a voi! Questo punto ti ha portato il tuo orgoglio, Olotuno? Demolisci il recinto di altri Masai e lasci che la tua mandria calpesti il raccolto, distruggendolo! So che provi rancore per il dottor Morgan che ti ha ucciso un toro, ma se lui non avesse sparato, tuo figlio a quest'ora sarebbe morto e Longo aveva la peste! E sapete come si propaga rapidamente il contagio? Non ti sarebbe rimasta una sola vacca!
Non è stato facile per lui. Sapeva quanto Kenji volesse bene a quel toro. Kenji, forse quello che vedi qui non ti piace, Lotuno, ma il dottore vi ha fatto passare di qui con la speranza che guardandovi attorno avreste deciso di cambiare vita. Ma aveva torto, ed è lui il primo ad ammetterlo. Torto perché la gente non cambia da un giorno all'altro. Non rinuncia alle proprie tradizioni, perché crede che esse le diano forza. Ma avevi torto anche tu, Olotuno. La siccità non è stata una maledizione di Engai, ma un avvertimento, per farvi capire che dovete accettare di rinnovarvi, se volete sopravvivere. Prova a pensarci. Quanta gente c'era nella tua tribù 10 anni fa? E quanta ce n'è ora? Il vitello di Marta non nasce. Aiutiamola. Presto, dottor Paul. Devi prendermi la borsa, Kenji. Non eri il mio assistente. La vita nella macchia non è facile. Ma dopo le piogge c'è sempre erba nuova e nuova vita. Forse questo è un segno, Lotuno. Un vitello maschio. Non ho trattato quel contadino come un Masai tratta un fratello, Adamson. Farò riparare il suo recinto dai miei uomini e gli donerò una vacca nera.